Questa volta torniamo a parlare di tariffe assicurative, cioè di assicurazioni e responsabilità civile, cioè le polizze RC auto. Perché torniamo a parlare di questo argomento? Perché qualche settimana fa trovate video di qualche settimana fa correlato a questo, abbiamo dato notizia di una singolare risposta che il direttore, ne ho qui degli appunti. Il direttore generale della Commissione per il Mercato Interno, Mario Nava, in Commissione europea del Parlamento di Bruxelles, ha dato alla petizione, alla richiesta che veniva da un'associazione italiana, l'associazione Mobasta, presieduta da utenti cittadini, fondata e presieduta da utenti cittadini napoletani che hanno sollevato per la prima volta, finalmente, in Europa il problema della discriminazione tariffaria che le compagnie assicurative esercitano in Italia tra nord e sud del paese. Il video dell'ultima volta, l'editoriale, la nostra chiacchierata dell'ultima volta era corredato dal video originale del Parlamento europeo, girato al Parlamento europeo, quando appunto il direttore della Commissione europea ha risposto ai quesiti che erano stati avanzati dall'associazione italiana. In quella circostanza, lo riepiloghiamo brevemente, il direttore Mario Nava disse che, anche lui bocconiano, come il nostro ex presidente del Consiglio e ancora attuale finché non sarà il nuovo governo, disse che non si poteva dare seguito alla richiesta di intervento dell'Europa nei confronti delle compagnie assicuratrici italiane perché in realtà le compagnie sono libere di fare quello che vogliono, questo era il succo, e di questo loro diritto davano atto due sentenze della Corte di Giustizia che venivano citate e che noi nel precedente editoriale abbiamo anche allegato. Bene, queste sentenze in realtà non dicono affatto quello che sostiene Mario Nava, non solo lo ha sostenuto all'epoca al Parlamento europeo dinanzi alla Commissione Petizioni presieduta dall'onorevole Erminia Mazzoni del Parlamento europeo, ma lo ha ribadito in una mail che gli esponenti dell'associazione italiana gli hanno mandato dopo, in quanto loro le sentenze che aveva citato Mario Nava durante l'audizione non le conoscevano, poi le hanno recuperate e hanno scoperto che le sentenze non dicevano quello che sosteneva Mario Nava. Ora qua c'è un equivoco di fondo, come si dice a Roma, Mario Nava o ci è o ci fa. Nel senso che non siamo sicuri se lui non ha capito la questione in buona fede o non l'ha capita in mala fede. In un caso e nell'altro la situazione è molto grave perché dice praticamente cose false, continuando a ribadirle e a sostenerle. Di fronte infatti alla richiesta di spiegazione che dall'associazione Mobasta e dal suo esponente Roberto Barbarino è arrivata via mail, Mario Nava ha risposto in questo modo. La mail originale ce l'abbiamo qui, la alleghiamo a questo video. Chi volesse la può leggere. Ve la sintetizzo, egregio dottor Barbarino, eccetera, la ringrazio per la sua mail e così via. Vorrei approfittare di questa risposta per illustrare ancora una volta, quindi ribadisce per la serie Errare humanum est, perseverare diabolicum, ancora una volta il nostro parere relativo alla sua richiesta discussa, eccetera, eccetera, in data 22 luglio, anzi 12 luglio e così via. Poi dice. Gli articoli 29 e 39, comma secondo, della direttiva 92/49 vietano agli Stati membri di introdurre un sistema di approvazione preventiva o di notifica obbligatoria dei premi che una compagnia assicurativa intende applicare ai clienti nel proprio territorio. Come chiaramente più volte espresso dalla Corte, la legislazione comunitaria in tal modo intende garantire il principio di libertà nella fissazione delle tariffe nel ramo non vita, in pratica nel ramo RC auto, che è il ramo prevalente se si esclude la non vita, perché poi incendio, furto, eccetera, il ramo RC auto è quello prevalente, specialmente in Italia dove è obbligatoria per una legge del 69. Questa possibilità è stata inoltre confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze 346 e 347 del 2002, paragrafi 21 e 22, le stesse sentenze che noi abbiamo allegato al precedente video editoriale dell'altra volta e che trovate quindi allegate ancora una volta in questa circostanza. Le sentenze le ho citate durante l'audizione, dice Mario Nava. Ho citato queste sentenze in particolare, non tutte quelle precedenti, perché sono quelle più recenti, eccetera, e ribadiscono che il principio generale applicabile a tutte le polizze del ramo non vita, inclusa come nel caso in discussione l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli,
secondo il quale le compagnie di assicurazione sono autorizzate a fissare liberamente le tariffe da applicare alle loro polizze. Tale libertà implica alle compagnie il diritto di differenziare le tariffe in base a criteri oggettivi. Tale differenziazione, attenzione, questo è un passaggio importante, deve in ogni caso essere esercitata in maniera proporzionata, ammette lo stesso Mario Nava, pur sbagliando il contesto complessivo del discorso, e non discriminatoria. Poi prosegue: a questo proposito desidero sottolineare come discriminazione e differenziazione delle tariffe siano due concetti differenti, in quanto a differenza del primo, il secondo, cioè la differenziazione, si basa su criteri oggettivi. Ecco, allora adesso vi risparmio il resto della mail. Continua lui a sostenere che non si può fare niente contro quella che invece in Italia è appunto una discriminazione, non una differenziazione. Esattamente quello cioè che lui dice che le compagnie non possono fare anche alla luce di quelle sentenze. Peraltro quelle sentenze, giusto per inciso, lo ricordiamo, sono sentenze che hanno dato torto alla Commissione europea, che chiedeva di sanzionare la Francia e il Lussemburgo, che hanno obbligato con una legge le compagnie ad applicare la stessa percentuale di sconto o di penalità nel caso bonus malus indistintamente per tutto il territorio nazionale, mentre invece prima sia in Francia che in Lussemburgo le compagnie applicavano, dico per dire, il 5% di sconto a Parigi, il 3% in un'altra città, il 7% in un'altra parte, e al contrario delle penalità anche differenti a seconda delle zone geografiche. Queste leggi della Francia e del Lussemburgo sono state ritenute dalla Corte di Giustizia, in quelle sentenze che cita Mario Nava, legittime, perché non toccano il diritto delle compagnie a fissare liberamente le tariffe, ma toccano appunto il criterio della proporzionalità oggettiva, che è esattamente il criterio che in Italia non viene rispettato. Infatti io anche qui ho preso qualche dato per essere preciso, a differenza di quanto invece ha fatto Mario Nava nella sua prima e nella sua anche seconda risposta. Allora, il punto è questo. I criteri devono essere oggettivi e non possono essere discriminatori. Allora, le compagnie sono libere di applicare delle tariffe agganciandole a parametri particolari differenti da zona a zona. Faccio un esempio. In una città a densità abitativa elevata, le tariffe RC auto possono legittimamente essere più alte di una città a densità abitativa meno elevata, ma una volta scelto questo criterio, il parametro, il rapporto, la proporzione deve restare immutata, perché altrimenti si passa dalla libertà di differenziare alla discriminazione. Nel caso di specie, a proposito della realtà del nostro paese tra nord e sud, diciamo che, anche qui ho preso dei dati che sono reali, dati Istat alla mano, il premio RC Auto a Napoli dovrebbe essere di pochissimo superiore a quello di Milano, in quanto la densità abitativa di Milano, per esempio, è di 7.000 abitanti per chilometro quadrato contro gli 8.000 di Napoli. Quindi, ci sono 1.000 abitanti in più ogni 7.000, allora significa che su 100.000 abitanti, insomma la percentuale deve essere del 2% circa di maggiorazione tra le due città. Non è così, a Napoli si pagano 6, 7 volte, 5 volte, 8 volte a seconda dei casi di più, quindi non è giustificato se scegliamo questo parametro. Se invece scegliamo questo parametro lo vogliamo correggere anche con l'altro parametro della cosiddetta sinistrosità, nel senso che le compagnie potrebbero legittimamente dire: va bene, indipendentemente dalla densità abitativa, però noi ci riferiamo alla quantità di sinistri che avvengono in un certo luogo, e siccome c'è fama che nel sud Italia ci siano migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di sinistri falsi, dice: colpa vostra, voi fate i sinistri falsi, a questo punto pagate. Già qui è buffo, perché il sinistro falso la compagnia ha tutti gli strumenti per scoprirlo, il fatto che non ci si provi neppure è chiaramente perché in quel modo paga il giusto per il peccatore, cioè alla fine paradossalmente chi fa il sinistro falso ci guadagna, perché quello è un guadagno netto senza nessun danno reale. Chi invece non fa il sinistro falso viene penalizzato per colpa di chi lo fa, ma per giunta non ci guadagna niente, il che è assolutamente paradossale. Già questo meriterebbe l'intervento, diciamo così, equilibrante, riequilibrativo della Commissione europea, della giustizia europea, che ne dica Mario Nava, che per sua stessa ammissione dice che non si può fare una discriminazione. Beh, è quello che succede, perché i dati Istat e i dati anche ISVAP, cioè i dati ex ISVAP, adesso si chiama IVAS, insomma, dell'istituto loro, delle assicurazioni, vigilanza sulle assicurazioni, dicono che la sinistrosità, per esempio a Napoli, non è affatto superiore a quella di Milano, anzi, in alcune categorie è addirittura inferiore.
Lasciamo stare adesso che poi quei sinistri siano anche falsi. Può essere, sicuramente lo sono, ma questo è un problema che va affrontato in un'altra sede. Mantenendosi al dato statistico, anche questo parametro dovrebbe condurre al fatto che le tariffe tra Napoli e Milano sono uguali. Ma non vogliamo personalizzare il discorso su Napoli e Milano. Anche all'interno del meridione, Palermo e Messina, Palermo, Bari, Catania e Potenza, i criteri devono essere oggettivi e invece non lo sono. Per cui, per esempio, se un neopatentato, quindi che ha una storia alle spalle di assenza di sinistri per il semplice fatto che ora ha preso la patente, acquista una macchina di 1.200 di cilindrata e la vuole assicurare, a Napoli non paga meno di 7.000 euro, a Milano paga 2.000, perché il neopatentato paga di più perché c'è un rischio appunto soggettivo, perché siccome è neopatentato, statisticamente si può ritenere, le compagnie nella loro libertà di determinare le tariffe lo possono ritenere, si deve ritenere che il neopatentato abbia di fronte a sé un rischio più elevato, causato dalla inesperienza, di provocare sinistri. Quindi il rischio statistico fa aumentare correlativamente il premio di polizza. Ma agganciando questo rischio statistico, che neopatentato per neopatentato è uguale a Milano ed è uguale a Napoli, altrimenti ci sarebbe la discriminazione, caro Mario Nava, agganciando questo rischio statistico soggettivo al rischio statistico oggettivo della densità abitativa e anche della sinistrosità del luogo, si arriva comunque alla determinazione che le tariffe tra Napoli e Milano dovrebbero essere uguali. Anzi, se volessimo fare una differenziazione all'interno di una regione, che sarebbe davvero singolare, perché il rischio statistico va calcolato per quanto riguarda la sinistrosità e la densità abitativa su scala regionale, perché altrimenti dovremmo fare tariffe diverse da comune a comune, il che sarebbe paradossale anche per il semplice fatto che l'automobile per definizione è automobile, cioè si muove perché ha le ruote e il motore. Allora assicurare una macchina agganciandola al rischio statistico del quartiere non ha senso, perché sarebbe un cavallo a dondolo che sta fermo. Invece la macchina si muove, io devo considerare, io assicurazione, se fossi onesta, dovrei considerare quantomeno l'ambito regionale, vabbè, quantomeno, per avere un parametro attendibile e serio. Venendo ai parametri regionali, si scopre che la Lombardia ha 410 abitanti per chilometro quadrato, la Lombardia, la Campania ne ha 440, quindi anche qui i parametri sono identici. La libertà di determinare le tariffe, caro Mario Nava, come lei stesso ricorda, non può diventare discriminazione. La libertà di differenziazione non può essere discriminazione. È la differenza tra il libero arbitrio e l'arbitrarietà. Ed è questo il punto. Allora, una volta per tutte, siccome questa è una questione di giustizia, non solo, ma è una questione di economia, è una questione di benessere della società e di rigore morale, etico, finanziario, economico, eccetera, allora dovremmo una volta per tutte affrontarlo nel modo migliore, questo problema, e non ciurlando nel manico con questi sotterfugi da quattro soldi, le bugie con le gambe corte, che viene a citare una sentenza che non dice, ma sentenza ribadisce che le compagnie sono libere di fissare le tariffe, benissimo, ma non sono libere di discriminare. A proposito di discriminazioni, Pulcinella è stato per secoli discriminato, poi però si è fatto valere. Ecco, facciamo valere anche il diritto alla determinazione non discriminatoria delle tariffe. Ve lo raccomanda Pulcinella. Arrivederci.